possiamo partire dal riconoscimento che ci sono delle pagine del passato che non si devono citare nemmeno per scherzo. Non andiamo lì a trattare il fiscal compact come ha fatto il Lebecchino, che è andato lì a dare due linguate a quel culone tedesco. Il tempo dei pagliacci è finito. Tocca gente seria che vada a portare alto la bandiera tricolore, che non fischi l'inno, che ci dia orgoglio! Lavoro garantito e soprattutto rispetto. Cosa chiediamo? Chiediamo tutto! I tedeschi dovrebbero ringraziarlo Stalin, perché Stalin ha vinto l'ultima guerra contro i nazisti, l'hanno vinta i russi con Stalin, e se non vinceva Stalin, Schulz era dentro il Parlamento con una svastica sulla fronte! Fanno il daspo ai tifosi, va fatto il daspo ai politici che prendono le tangenti! Mai più! Mai più! Molti ormai parlano di derby tra speranza e rabbia, dove la rabbia sarebbe Grillo e la speranza sarebbe un bel biglietto per la Finlandia di sola andata. Buongiorno, bentrovati, la copertina di Patrizia Viola, siamo a 6 giorni dalle europee, allora le piazze si accendono, avete visto il duello Renzi-Grillo e ci chiediamo appunto rispetto a questo duello dov'è Forza Italia, dov'è Berlusconi, e siamo in presenza di 3 prime donne, che è abbastanza un inedito, no? Per tutti noi che assistiamo alla campagna elettorale, ma poi c'è anche un altro duello, lo avete visto nelle manifestazioni, c'era una manifestazione per fortuna pacifica, serena, insomma a Roma, e c'erano dentro un po' tutti quelli della casa, ma non solo, era una manifestazione ricca e serena, diciamo. Dopodiché appunto ci chiediamo quanto è forte il duello tra il paese reale e la politica, ad esempio in queste ore si torna a parlare della TASI e viene in mente che tra il dire e il fare, come diceva il proverbio, c'è uno spazio ampio, diciamo. Buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno Gianfranco Rotondi, Forza buongiorno, Italia, ben trovato. Giorgio Soria, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Ben trovato, collegato da Milano Paolo Liguori, direttore editoriale New Media, buongiorno direttore. Buongiorno Tiziano. E buongiorno a Maria Teresa Meli, che si è conquistata questa mattina lo scomodissimo sgabello. Buongiorno. Ben trovata, in precario equilibrio. Partirei subito da Maria Teresa Meli. La domanda è questa, assistiamo come sempre a campagna elettorale, ad un certo punto c'è lo scontro delle piazze, no? E si discute sui numeri, ce ne ha di più Grillo, ce ne ha di più Renzi, ma i numeri delle piazze coincidono con i numeri poi delle urne? No. E a chi parlano, chi stanno cercando, quali vanno cercando come elettori? Allora, i numeri delle piazze non coincidono mai con i numeri delle urne, peraltro i numeri delle piazze sono falsi da tempo, cioè nel senso che sono numeri convenzionali. Non ci furono i 3 milioni di Cofferati, non ci fu il milione di Berlusconi a Piazza San Giovanni, insomma... Sono numeri palesemente falsati, c'è un bellissimo libro di Arturo Parisi in cui spiega quanti numeri effettivamente, quante persone possono entrare in tutte le piazze di cui si parla, scritto tanti anni fa, prima che diventasse un politico, diciamo, un politico famoso, un ministro, e quindi diciamo, si parla così tanto per parlare. Si rivolgono agli elettorati, abbastanza... simili in questo momento Berlusconi e Renzi e Grillo, perché effettivamente l'elettorato è quello di Berlusconi, cioè il calo del centrodestra fa sì che Grillo speri di prendere quei voti degli arrabbiati del centrodestra e anche di una parte dei leghisti, e mentre Renzi spera di prendere sempre quei voti del centrodestra, ma i voti della parte moderata del centrodestra. Direttore, siamo in presenza di una campagna elettorale un po' diversa dalle ultime che abbiamo visto, no? Beh, c'è Grillo, c'è Renzi, c'è Berlusconi, sono 3 prime donne oggettivamente, sì. E però si ha come 3. La sensazione che Berlusconi un po' insegua questo giro, perché il duello che noi vediamo è quello tra Renzi e Grillo. Sì, sono tutti e 3 fuori dal Parlamento, questa sì. è una singolarità, perché... Mi pare che sia una singolarità dal dopoguerra in poi, eh? Cioè non è che è una cosa, sono tutte e 3 extraparlamentari, perché, e lo sono per davvero, anche Renzi che è segretario di un partito che è il partito che ha la maggioranza alla Camera e che è il partito relativamente il più grande,
Lui comunque è talmente extraparlamentare che del suo gruppo in Parlamento non dispone. Questo poi te lo può spiegare molto bene la Meli, perché dispone del partito quando lo convoca nella direzione nazionale, ma non del gruppo parlamentare, perché è stato eletto dai suoi avversari e gli fa sempre della piccola guerriglia. Berlusconi sta facendo un'altra campagna elettorale, attenzione, perché qua bisogna guardare i messaggi. Grillo ha fatto il pieno dei voti che poteva prendere, se così si può dire, a sinistra o tra gli scontenti o tra quelli che protestavano, però pensa che la quota che ancora deve guadagnare la deve prendere tra gli scontenti, tra i moderati e a destra. Quindi sta facendo una campagna su quello. E questo spiega Renzi, perché stasera Porta a Porta, sì, per intenderci. Sì, chiaro, 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 sta andando sugli anziani. Renzi sta facendo una campagna invece per convincere, a parte che vuole i suoi voti, a parte che vuole anche un po' di voti più moderati, ma il suo zoccolo, quello che vuole conquistare, è di quelli che hanno votato Grillo o hanno votato a sinistra, diciamo, del PD e sono scontenti. Gli vuole dimostrare, guarda, che con questi non fate niente, perdete tempo, perdete i voti. Berlusconi per la prima volta sta facendo quest'anno, ma anche in maniera forzosa, non potrebbe fare altrimenti, una campagna sui suoi elettori passati per dire tornate a votare Forza Italia. Questa è la campagna, quindi non sta facendo una campagna su tutti, ma sta facendo una campagna esattamente su questa fascia. Lui dice in tanti hanno votato Forza Italia, in questa occasione se io li convinco di nuovo a tornare a votare Forza Italia non sulla mia persona, e questa è la difficoltà, che lui deve trasferire i voti che erano molto sulla sua persona su Forza Italia, e questa è la sua campagna elettorale, se vogliamo più di nicchia, ma di una grande nicchia che è stata maggioranza per tanto tempo e che adesso ha smesso in alcune situazioni locali e anche nazionali di votare Forza Italia. Ma e questo dà la sensazione della rincorsa, che noi la chiamo semplicemente così. Però buongiorno intanto a Corradino Mineo, Partito Democratico, che ci ha appena raggiunto e che ringrazio di essere buongiorno. Qui. Vi faccio sentire le ultime di Renzi, così poi veniamo ai politici. Talvolta mi sembra che Grillo viva questa esperienza più come un grande spettacolo, dove le persone che stanno intorno a lui sono il pubblico, e sotto sotto se la rida sotto i baffi nel pensare che qualcuno crede davvero alle cose che lui dice. Perché se davvero fossero esatte anche le volontà di tante persone per bene che votano 5 Stelle, quando si va in Parlamento a dire via le province, 5 Stelle dovrebbe votare a favore. No, votano contro. Grillo scommette tutto sul fatto che l'Italia salti in aria. Grillo scommette tutto sul fatto che le cose vadano male. Il 25 maggio si vota tra due schieramenti, dove da una parte ci sono i gufi, che sperano che il PIL vada male, che i posti di lavoro vadano sotto, che si possa continuare a dire c'è la crisi. E dall'altra c'è chi, come noi, che non è perfetto, noi siamo molto limitati, siamo dei ragazzi molto limitati, che però in questi 80 giorni ci siamo tirati sulle maniche. Grillo è in televisione a Porta, noi saremo in piazza a Napoli, la stessa piazza dove c'è stato lui, io ho la sensazione che ci sarà qualche persona in più. Però la sfida non è con Grillo, mi scusi. Io, se fossi semplicemente il segretario del PD, le direi che la sfida è con Grillo, con Berlusconi. Se ce la mettiamo tutta, l'Italia non è finita. L'Italia ha lo spazio per poter continuare a evocare bellezza nel mondo. Se lei va all'estero e dice che è un italiano, le stringono la mano, le dicono che lei è genialità. Se invece un italiano parla di sé all'estero, dice che siamo una manica di buffoni. Bene, evitiamo di mandare i buffoni all'estero e mandiamo le persone un voto. Chi sono i buffoni, Mineo? Beh, il riferimento è, mi pare inevitabile, è rivolto a Beppe Grillo, che ieri ha spiegato di essere un buffone di qualità, nel senso che dopo aver detto di essere oltre Hitler, ha spiegato che oltre Hitler significava oltre Hitler come il grande, immenso Charlie Chaplin. Io gli ho risposto con un tweet che Charlie Chaplin, col film Il Grande Dittatore del 1940, a guerra appena iniziata e con l'esito incerto, non era oltre, era contro Hitler, era contro Mussolini, era contro le guerre, era contro tutti i demagoghi che usano in modo smodato le parole per imbonire le masse. Insomma, questo riferimento aspro del Premier a una campagna elettorale senza esclusioni di colpi. Renzi vuole almeno 5 punti in più del Movimento 5 Stelle, ritiene che questo
consolidi il suo governo e insiste, l'avete sentito, sugli ultimi 80 giorni, cioè su quello che sta facendo in pochissimo tempo, e chiede anche agli elettori di aspettare un momento, che abbia il tempo di realizzare le grandi promesse che ha fatto. Soria, voi fate una scommessa sull'Italia che deve saltare in aria, dice Renzi. Renzi dice tante cose, tra virgolette, interessanti. Io vorrei rispondere subito a quello che è stato detto. Io le faccio una domanda, la faccio a lei, che magari potrà girare anche ai suoi ospiti. Cosa sarebbe successo se questa rabbia, questo malcontento, questo sconforto, questa disoccupazione, questa crescita che non esiste, questa situazione economica imbarazzante, queste tangenti che ci sono all'interno del mondo dell'Expo, tutto questo scontento non si fosse in un qualche modo riversato e avesse scoperto una nuova politica, un nuovo modo di fare politica? Cosa sarebbe successo in Italia? Cosa sarebbe successo di diverso da quello che è successo in tanti altri stati che hanno subito la situazione economica in cui ci ritroviamo adesso a causa di politiche comunitarie, economiche, che ci hanno ridotto in questa maniera qua? Allora, prima di tutto bisognerebbe farsi queste domande e poi in secondo luogo bisognerebbe dire, va bene, a questo punto qua ci rendiamo conto che ci sono moltissime persone che si sono avvicinate alla politica nell'ultimo anno e qualche mese anche grazie al fatto che ci siano giovani parlamentari alla Camera e al Senato che abbiano dato una forza a questa nuova politica, che abbiano dimostrato come si può fare senza prendere i rimborsi elettorali, dimezzandosi lo stipendio parlamentare, rinunciando alle diarie, cosa che non era mai stata fatta in Italia. Allora, questo nuovo modo di fare politica ha portato da un anno, le piazze per noi sono accese, da un anno. Io è dal 15 marzo, prima seduta alla Camera dei Deputati, che il weekend successivo ho cominciato a girare le piazze, così come facevamo da attivisti, e sono sempre piene. Anzi, devo anche ringraziare... Ho sentito Renzi, dice a Napoli ce ne sarà qualcuno di più che non con Grillo. Guardi, io sono abbastanza colpita da questa gara dei numeri. Esatto, si dice la piazza piene, urne vuote. Ecco, appunto. Un tempo si diceva così. Come anche la questione di Reggio Emilia sia stata in qualche modo strumentalizzata per i numeri da Renzi stesso, quando le foto dimostrano chiaramente... Che sì, non c'era, c'è stata tutta gara, la polemica sul blog, che avete pubblicato dei numeri, le perché foto. Perché le foto parlavano chiaro. Però a prescindere da questo, è un anno che noi siamo nelle piazze. Io anzi colgo l'occasione di ringraziare anche la Presidente della Camera Boldrini, che a furia delle sue, tra virgolette, bacchettate, quando lei ci estrometteva dai lavori parlamentari, perché per esempio abbiamo fatto il gravissimo reato di sederci per terra nella Camera dei Deputati e quindi sono stato estromesso proprio da giovedì per altri 15 giorni, cogliamo lei l'occasione... Lei ha un suo primato personale. Diciamo. Ma siamo qualcuno, ma quando crediamo che c'è bisogno di difendere alcune cose con le unghie le difendiamo sedendoci per terra, gravissimo reato tra l'altro. Lei pensi che io giovedì scorso, mentre i miei compagni, i miei colleghi alla Camera votavano per la questione dell'arresto di Genovese... Io che ho fatto questa gravissima cosa ho dovuto guardarmi la votazione dall'ufficio. Però a prescindere da tutto ciò è un anno che siamo nelle piazze e pian pianino la gente ha cominciato a venire nelle piazze sempre di più a partecipare. Sì, poi oltre che nelle piazze siete anche in Parlamento e quindi bisogna capire anche lì che cosa sta succedendo, cosa avete fatto, cosa non avete fatto. E 100 grandissime vittorie che abbiamo fatto in questo anno. Torno da lei perché voglio girare a rotondi proprio la prima considerazione che faceva Sorial, e cioè... Tutta questa rabbia, tutto questo fastidio, questa sofferenza, questa insofferenza dei cittadini, che diciamo è un dato oggettivo, no? Che fine avrebbe fatto se non fosse stata incanalata dal Movimento 5 Stelle? Questa è una cosa che Grillo ripete spesso, ce l'ha detta adesso anche Soria. Cade male nella scelta dell'ospite, perché io notoriamente non sono uno che attacca Grillo, per due motivi. Ah, ma io non voglio uno, che lei lo attacchi, voglio che ci aiuti a fare un ragionamento. Perché la penso come Soriel, cioè... Sono di vecchia educazione parlamentare, tutto quello che in termini di protesta, di disagio del paese, arriva in Parlamento ed è rappresentato, è un bene per la democrazia, quindi io non do un giudizio negativo del fenomeno Grillo, perché non mi preoccupa Grillo e le cose che dice, ma mi preoccupa che ci sta un italiano su quattro, se non un italiano su tre, che lo vota. E questo dà un altro schema di gioco al centrodestra, perché io voglio che vinca la mia parte, naturalmente. E credo che Berlusconi abbia, contrariamente a quanto appare, le idee chiarissime sullo schema, che solo nella prima parte è quello che ha detto abilmente il direttore Liguori. In queste elezioni europee
Berlusconi gioca una partita, ristretto a casa, un po' perché ce l'hanno mandato i giudici, un po' perché mi è caduto in depressione e ci si è chiuso lui. Io dico scherzando che lui si è dato una pena più grande di quella dei giudici, perché è da un anno che è ai domiciliari stretti, parla poco, e quindi vive il disagio di chi sa di aver subito una condanna ingiusta, fondata su cose che altri giudici hanno assolto, e quindi è normale che una persona fatta di carne ed ossa abbia anche un momento di depressione, di dispiacere. Quindi è una campagna, come ha detto Liguori, al recupero dei suoi voti, ma con un occhio ad elezioni politiche che lui vede ravvicinate, perché quella di Renzi si rivela sempre di più una marcia faticosa. È un governo che fa tante chiacchiere, tanti spot, la parlantina sciolta, l'accento toscano, tutte cose belle, ma la gente con i governi è abituata che per 3 mesi t'applaude e dopo vuole il conto. Quindi Renzi non ha una gittata lunga. Grillo è il voto della protesta. Un'Italia che chiede di essere governata lascerà in televisione il duello a sinistra tra i due tribuni, Renzi e Grillo, e se vorrà questo paese governato avrà ancora una volta la carta del centrodestra. Sì, diciamo che c'è un piccolo dettaglio, che quel malessere di cui parla il Movimento 5 Stelle è legato alle politiche che abbiamo visto fino ad ora, e se uno guarda le politiche che abbiamo visto fino ad ora al paese governato, guarda ad un paese governato un po' dal centrodestra, un po' dal centrosinistra, un po' di più del centrodestra, un po' di meno dal centro-sinistra, quindi diciamo c'è questo piccolo... Ma con un disagio, quando governavamo noi, chiede alla gente se si stava meglio sotto Berlusconi, sotto Monti, sotto Letta o sotto Renzi, chiediamolo alla gente. Sotto Renzi, diciamo che ha fatto poco tempo, fa anche un po' ridere. E ricordiamo peraltro, io volevo dire, rispetto al discorso che faceva all'inizio l'onorevole Rotondi, che anche Hitler è arrivato in Parlamento normalmente, diciamo, quindi non è che il fatto che qualcuno arrivi in Parlamento di ciò stesso giustifica. Il nostro è un grande paese e io ricordo... Il nostro è un grande paese, però. I cattolici sono entrati nel dopoguerra in Parlamento. C'erano La Pira, caro a Renzi, e Dossetti, che sconcertavano i commessi perché attraversavano il transatlantico scalzi, altro Soriel che col sedere a terra. Tante rivoluzioni silenziose sono arrivate in Parlamento, ma il Parlamento è una grande scuola. E se Grillo dà di matto in televisione, io devo dire che i colleghi del 5 Stelle hanno un comportamento quasi sempre impeccabile, molto parlamentare, quindi io non drammatizzerei questa circostanza. Voglio sentire sia Liguori che Mineo, immagino che abbiate visto ieri Casaleggio, prima intervista televisiva, la facciamo vedere a casa ai nostri telespettatori così poi la commentiamo. Che tipo di situazione vi immaginate o lei si immagina nel caso lei, il Movimento 5 Stelle, vinceste? Il giorno dopo cosa fate? Il giorno dopo chiederemo un nuovo Presidente della Repubblica, e chiederemo successivamente al nuovo Presidente della Repubblica di indire elezioni politiche. Perché l'attuale Parlamento, sia dal punto di vista costituzionale che dal punto di vista della rappresentazione della, diciamo, della volontà popolare, soprattutto se noi vincessimo, non avrebbe più legittimità. E quindi in questo senso ci potrebbero essere due possibilità. Una è quella di recepire integralmente le modifiche proposte dalla Corte. L'altra opportunità è invece quella di una convergenza delle altre forze politiche sulla legge elettorale che noi presenteremo prima delle elezioni, europee, che deriva da una... Prima delle elezioni europee, quindi questa settimana? Sì, questa settimana. Si può dire macroscopicamente che 100.000 persone hanno partecipato alla costruzione di questa legge, e che è la prima volta che una legge ha una così ampia partecipazione popolare nella sua costruzione, soprattutto dopo che i cittadini sono stati informati, perché la legge elettorale ha molti aspetti che non sono banali. Se si andrà alle politiche, noi non diremo vota al Movimento 5 Stelle, ma diremo vota al Movimento 5 Stelle con questa squadra di governo. Quindi i cittadini voteranno non il Premier e neppure il Movimento, voteranno una squadra di governo. Lei vede Renzi come un avversario dell'M5S definitivo, lungo, un politico che è qui per rimanere, con cui dovrete combattere ancora o no? Se lui perderà, probabilmente lui uscirà dallo scenario politico. Lo fa forse più debole di quanto è?
No, è già abbastanza debole da solo. È già abbastanza debole da solo, Mineo? Ma io dico che Casaleggio, per sognare, e sogna, deve prima superare lo scoglio Renzi, eliminarlo dalla politica, se no non può sognare. Però questa intervista e anche poi la battuta, insomma, contrordine di Grillo dopo il comizio delirante di Torino, sono segnali importanti, perché finalmente 5 Stelle parlano di un processo costituzionale, legislativo, legittimo, cioè si chiede al Presidente di fare un passo indietro, perché lo si individua come il responsabile delle politiche dalla caduta di Berlusconi fino ad oggi, Presidente della Repubblica, è legittimo. Era ridicolo l'impeachment, ma la richiesta, per carità, qualunque gruppo parlamentare può presentarla. E chi si chiede di indire nuove elezioni politiche. E questa volta è disponibile a discutere di legge elettorale, l'avete sentito? No, anzi, chiedo subito a Soriel, ma la prossima settimana, cioè questa settimana, perché sì, è la cosa che è uscita dalle loro consultazioni. Questa settimana legge elettorale? Sì, e non è una cosa dalle loro consultazioni, sì, è una cosa che non era mai successa in Italia. È una cosa che ha permesso a cittadini italiani di votare, costruirsi una propria legge elettorale, mentre i partiti tradizionali tolgono qualsiasi possibilità di votarle con le preferenze. Voi la chiedete ai cittadini? Noi abbiamo chiesto di votare ancora benissimo di più, ed è una ma cosa quando la bellissima presentate? In settimana, noi abbiamo già settimana quando? In questi giorni, guardi, noi abbiamo una settimana molto serrata, perché domani avremo un restitution day. Abbiamo restituito altri milioni di euro. No, però sulla legge elettorale, perché non è importante, giustamente, cioè, avete chiede proposto come una legge e l'avete messa in rete, non ho capito come avete fatto. Non l'ha seguita, allora gliela spiego brevemente. Seguita, no, perché allora, noi abbiamo costruito, passo dopo passo, una legge elettorale. Vuoi il collegio, non vuoi il collegio, posso? No? Sì, sì. E quindi si partiva proprio con una struttura in cui si facevano delle domande, si spiegava, c'erano dei video in cui si spiegava le varie differenze, e poi il cittadino poteva votare direttamente. Ho capito, ma la cosa stupenda qual è stata? Io settimana scorsa, per l'appunto, ero in piazza, una signora di 70 anni le ha detto? Disquisiva con me sul fatto che meglio una questo, soglia fosse quello, più alta, più bassa, cioè è una cosa altro che stupenda. I professoroni, voglio sentire Liguori. No, ma io Liguori che intanto si sì, arrivo Mina, hai ragione. Prego, Liguori, su. Stava finendo Mineo. È così, però io ho rubato la parola, ma gliela ridiamo subito. Anzi, gliela ridiamo prima, prego. Grazie, no, io vorrei sapere quanti sono gli elettori certificati che hanno partecipato a questa consultazione, perché, voglio dire, pure Bussolini faceva le consultazioni fra i Balilla o le corporazioni, però questo non è democrazia, questa è una parodia subito della democrazia. Prego. Quanti sono gli elettori certificati che hanno votato la legge elettorale che ha fatto Renzi con Berlusconi? Non ha nessuna importanza. No, lì come c'è, no? Lì c'è no. Renzi e Berlusconi. Non è affatto così. Ma intanto non è affatto così, c'è una discussione dentro il Partito Democratico. Esiste una cosa che si chiama democrazia delegata. Ecco. Sa, appunto, io sinceramente non affiderei a una vecchietta di 70 anni che stimo da morire la riforma elettorale del paese italiano. Rettifico solo per la signora Meli che oggi le settantenni sono ragazze. Sì, questo vuol dire non fidarsi delle persone. Parte, questo è il punto. Questo vuol dire mettere delle persone allora, nominate in però Parlamento. Io non stavo dicendo, questo processo, comunque, con tutte le ironie che si può fare su questo feticcio della rete, in realtà si incistano i capi con i loro fedelissimi in rete, come si è visto. Però questo fatto che 5 Stelle oggi dica se vinco faccio questo è già qualcosa. E se non vince, che farà? Darà una mano con un'opposizione costruttiva? Oppure continuerà a strillare ad uso della diretta streaming come ha fatto spesso in Parlamento? Perché è vero che nelle commissioni e presi individualmente i colleghi dei 5 Stelle sono persone carinissime anche. Però è vero che poi quando si attacca la Camera, per ragioni di propaganda dicono delle cose assolutamente oscene. Io ho sentito della gente dire delle cialtronate pazzesche. Ognuno di noi in Parlamento ha detto cose fuori delle righe. Vabbè, ma è la consentiamo vita a Mineo di terminare, finisco. Poi voglio sentire Liguori. Finisco soltanto dicendo questo processo è un processo interessante. Tra l'altro tenete conto che il Movimento 5 Stelle ha pagato un prezzo alto
per il non aver fatto politica. Io ricordo a tutti che ci sono 14 senatori che sono andati via dal Movimento 5 Stelle e che stanno costruendo, seppure nel gruppo misto, alcuni di loro, 9 di loro, una nuova realtà. Quindi, voglio dire, io sono per costituzionalizzare qualunque dissenso e per non chiudere le porte in faccia in questo Rotondi, penso una che sia d'accordo. Mi sembra che ci sia un monologo di Mineo. Fermi lì, Liguori. Sì, dimmi. Intanto anche la novità di Casaleggio Eva in televisione, che sta dentro le cose che ci dicevamo, no? Che c'è un cambiamento anche di strategia del Movimento 5 Stelle. Sì, però c'è una strategia. Io non so se è un cambiamento. La strategia è quella di portare pian piano la democrazia ad una forma diversa. L'ha accennato Maria Teresa, purtroppo... purtroppo aver studiato negli ultimi anni è servito a poco negli ultimi anni. Temo che addirittura sia un peso nei prossimi anni. Lo temo, adesso non voglio essere pessimista. Lei ha detto una cosa importante: c'è una strategia di passaggio dalla democrazia delegata alla democrazia diretta, con tutto ciò che questo comporta. Una volta erano le assemblee al posto delle decisioni delegate, adesso è la rete al posto delle decisioni delegate, nessuna fiducia in chi è delegato, perfino in chi è delegato dalla rete, ricordava i 14 espulsi Mineo. Allora, io devo dire una cosa, per molti mesi ho pensato, lo dico con sincerità e anche con affetto nei confronti di Sorial, per molti mesi Sorial. Ho pensato, Sorial, scusami, che quello che affermava Grillo fosse sostanzialmente la verità, e cioè il nostro paese, se non ci fosse Grillo e il Movimento 5 Stelle che drena questa protesta non provocata da 5 Stelle ma provocata dalla politica, provocata dall'assenza di speranza, dai guai della politica, tutte le cose che avete detto, avrebbe avuto dei fenomeni di esplosione, di violenza, di rabbia incontrollabili. Ho pensato per molti mesi: meglio questo che l'esplosione, meglio canalizzare la protesta, dargli una forma. E guarda che questa forma è stata importante, Sorial, perché per un anno gli altri partiti sono talmente democratici, lo dico senza ironia, che per un anno, se guardi bene, si sono solo interrogati su cosa potevano fare con il Movimento 5 Stelle. E non hanno fatto altro. E non hanno fatto molto, però si sono interrogati. Oggi io sono convinto che una implosione del sistema è peggio, molto peggio, di una possibile esplosione. Cosa intendo per implosione del sistema? L'Italia si paralizza al suo interno con tutte queste cose che servono solo a sfasciare la democrazia delegata per passare alla democrazia diretta, e nel frattempo il mondo attorno a noi gira e ci mette ai margini. Questo succede in Europa, questo succede nel mondo, questo succede nella produzione. Grillo su questo risponde: che importa che stiamo ai margini, tanto dobbiamo diminuire il nostro contenuto di consumo, di benessere, dobbiamo abbassare. Però chi non vuole abbassarlo deve sapere che questo essere messo ai margini. Per esempio, adesso non voglio introdurre un argomento, lo dico solo teoricamente, ma guardate che questa cosa che è venuta fuori dal segretario del tesoro americano, dei tedeschi che vanno dagli americani e gli chiedono di mettere fuori il governo italiano. Il complotto, diciamo, per sintetizzare. Sì, ma non lo chiamo complotto, ma sì, è una normale strategia, a parte la figura di Berlusconi, a parte il governo, chi è rappresentato. È un'idea che l'Italia può essere fatta a pezzi con un tratto di penna dagli altri, e se implode... io se esplode la rabbia lo so cosa, lo so anche per esperienze passate, è brutto, è pericoloso, è una cosa terribile, ma se implode l'Italia, e la strategia dell'implosione la considero ancora peggiore, secondo me è peggio, e vi dico questo solo per un motivo, perché senza partigianerie, fino a Renzi io ho pensato che ero disperato, perché penso la politica non cambierà mai. Dopo Renzi, in questi 80 giorni, ho avuto l'idea che non solo possa cambiare per Renzi, ma anche per i rapporti che Matteo Renzi stabilisce con tutti gli altri, sia quelli che cerca di stabilire inutilmente col 5 Stelle, sia quelli che stabilisce con gli elettori che sono rappresentati da Berlusconi, che sono molti in Italia. Allora questa dialettica che Renzi apre sul fare e controllare,
sull'acquisire certe cose che vengono dette dalla protesta e cercare di trasformarle, sull'imperfezione, ma comunque la necessità di tenere tutti dentro, mi sembra che meriti un tifo, perché è contraria alla implosione. Ci fermiamo sul tifo perché sono fuori tempo massimo, poi so che Soria vuole replicare, le garantisco che riparto da lì. Lei si è segnato tutto, intanto Berlusconi ci dice una serie di cose, che Grillo fa paura, è un aspirante dittatore, che non dobbiamo preoccuparci quando Grillo dovesse dare le dimissioni da comico e ritirarsi a vita privata, Matteo Renzi un lavoro ce l'ha, quindi può sostituire Grillo. E ancora che quando eravamo noi al governo la disoccupazione era all'8%, adesso è arrivata al 13%, il PIL aveva segno positivo, adesso è il segno negativo, la vicenda della TASI andrà a finire come sempre quando al governo ci sono persone non capaci. Ripartiamo dalla TASI dopo la pubblicità. Allora, questo governo è un governo molto concreto, quindi dice la verità ai cittadini. In primo luogo questa è la prima applicazione della TASI, quindi un po' di difficoltà nella prima applicazione ci saranno, abbiate pazienza con i vostri sindaci, primo punto. Secondo punto, alcuni comuni hanno già deliberato come pagare, quanto pagare, eccetera, altri no. E quindi c'è un momento di incertezza. Invitiamo i comuni che non l'hanno già fatto, e non l'hanno fatto perché ci sono le elezioni in corso, come sapete si rinnovano le amministrazioni in moltissimi comuni, invitiamo quindi le amministrazioni appena insediate poi a decidere alla svelta, le delibere in maniera a dare certezza. E penso che in queste ore si sta svolgendo un incontro tra i sindaci e il governo, penso che appunto nella settimana prossima daremo indicazioni sulle scadenze, se verrà chiesta una proroga o no, sulle scadenze poi da rispettare. Quindi la settimana prossima sì, si saprà. Sì, assolutamente, però diciamo è l'inizio di una nuova fiscalità che poi dovrà rimanere quella, non vogliamo cambiare ogni anno il sistema fiscale. Allora, 40 miliardi sono attesi dalla TASI, 1000 comuni sono quelli che hanno stabilito le aliquote, 7000 non le hanno stabilite, bisogna essere pazienti con i comuni, ma uno si chiede entro quali limiti. Il 16 di giugno sarebbe la scadenza e di nuovo parliamo di proroghe, Meli, è il nostro destino. Poi la TASI pensavamo di essercene liberati, invece e no. Adesso no, invece, ricominceremo a parlare della TASI. No, ma poi soprattutto le proroghe, perché in Italia esatto. Si proroga tutto, cioè non c'è certezza di nulla e questo è di una gravità assoluta, perché anche perché poi la gente... Siccome non tutti hanno i soldi da spendere, anzi c'è sempre meno gente che ha soldi, si fa dei calcoli e dice allora io entro il 16 so che devo pagare tot e quindi metto da parte dei soldi per... Ma invece, e poi, non so se è il 16, non so quanto è... Appunto, ed è una cosa gravissima da parte, quindi questa volta il governo c'entra fino a un certo punto, c'entrano molto anche i comuni. I comuni peraltro dicono non vogliamo la proroga perché poi si crea un problema di bilancio. E però delle due luna, allora informaci sulle aliquote. Le aliquote non si sanno, una cosa disastrosa, diciamo, che ha origine dal fatto però che abbiamo tolto che il governo Letta ha dovuto pagare una tassa a Silvio Berlusconi che era quella di togliere l'IMU, diciamoci la verità che il PD per fare il governo con Silvio Berlusconi ha dovuto pagare questa tassa a Silvio Berlusconi, cioè togliendo l'IMU, ma senza avere i soldi in cassa. Non è una tassa, è no, una politica. No, ha dovuto pagare la tassa una tassa politica a Berlusconi, senza avere i soldi per farlo, e dopodiché cioè non è che lo ha fatto avendo poi idea di quello di che cosa fare dopo, perché uno può fare benissimo, può togliere l'IMU, ma hai già in mente che cosa fare dopo, invece il governo Letta non aveva la benché minima idea di che cosa fare dopo e si è dimostrato, perché nessuno dice che tu non devi togliere l'IMU, la puoi benissimo togliere, però devi avere in mente di come poi recuperare quei soldi. Lo abbiamo fatto col nostro governo, la nostra non è una tassa a Letta o a Renzi domani o dopodomani a chi verrà. Noi pensiamo che la casa sia la ricchezza dei poveri e che non vada tassata, né chiamandola IMU, né TASI, né TASU, né non in nessun altro modo. Non è la ricchezza dei poveri, perché avete tolto l'IMU, pure che chi i soldi ce l'ha. La prima casa l'abbiamo detassata. Ed è un errore, io non sono una persona ricca, assolutamente no, ma io potevo permettermi di pagare l'IMU.
e invece non me l'avete fatta pagare. Ma noi abbiamo ritenuto che le persone ricche, principio, è stato un errore. Ma quindi è colpa del governo di Berlusconi, Letta o Renzi? O di tutte e tre insieme? No, Renzi non c'entra nulla, non c'entra. Perché lui faceva neanche l'ultimo Salva Roma? Chiedo scusa, noi di principio l'ha dovuto fare, perché alla fine c'era il buco di Roma, non è colpa di sua. È diverso. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di un'altra cosa. No, non è un'altra cosa, perché nel decreto Salva Roma è stato inserito uno 0,8 per mille, certo, ed è proprio, quindi non è un'altra cosa, è la stessa identica cosa. Ma sì, ma stiamo parlando di una cosa che è successa un anno fa. Ma anche lo 0,8 per mille che è stato inserito in questo ultimo decreto Salva Roma aumenta ancora di più, è stato inserito governo Renzi. Aumenta ancora di più il costo della TASI rispetto all'IMU. Per quello che ha il comune di Roma, che è un'altra cosa di cui si vuole, parliamo, ma è un'altra storia. Comuni, è per tutti i comuni, lo 0,8 per mille che è stato inserito, è per tutti i comuni e farà in modo che la TASI, e questo è il decreto Salva Roma che è passato con Renzi, farà in modo che la TASI costerà di più. Ma e in più, è tutto a origine dal fatto che hanno tolto l'IMU. E in più si sono tolte dalla TASI tutte quelle detrazioni che permettevano alle famiglie un po' più in difficoltà, quelle con qualche figlio o con unità abitative che non avevano grande prezzo, 200 euro di detrazione più 50 euro per ogni figlio a carico entro 25 anni. E i comuni non sono obbligati a dare altre detrazioni, quindi facendo costare la TASI molto di più. Ma è un'assurdità, perché poi si dà la colpa a Letta, si dà la colpa a Berlusconi, però se guardiamo gli atti parlamentari, il Salva Roma è stato votato con Renzi. Allora, a me mi deve permettere di dire una cosa prima, giusto perché ho sentito da Mineo una bugia e quindi per salvaguardare un attimo la sua credibilità, dico come stanno le questioni, visto che ha detto un falso mito, quello che in realtà durante gli atti parlamentari il Movimento 5 Stelle non faccia niente, questa è una bugia, perché noi abbiamo ottenuto, pur essendo all'opposizione, 100 norme, tra cui delle norme molto importanti. Lei conosce la norma Fantinati sulle delocalizzazioni, Mineo? Sì, ma io non l'ho detto. Io ho detto semplicemente che quando c'è la diretta streaming si arriva al pedestre fascistoide, demagogico, linguaggio distruttivo. No, non penso. È una bugia anche questa. Ma mi risponda, lei conosce la norma sulle delocalizzazioni che è diventata legge? È legge dello Stato? Quante leggi avremmo potuto fare se non avessi avuto questo atteggiamento nichilista? Lo diciamo insieme. Questa legge cos'è che fa? Questa legge, che è un emendamento che è passato in legge di stabilità nella commissione bilancio, è un emendamento che è stato presentato da un deputato del Movimento 5 Stelle ed è diventata legge, fa in modo che le aziende che delocalizzano, lasciando... No, noi lavoriamo sempre in gruppo. Quindi quando viene... No, dice una legge. No, perché tutte le altre vi siete sempre rifiutati. No, questa è una di 100. Se vuole gliela racconto tutte 100. Non abbiamo tempo. E praticamente le aziende che lasciano a casa dei dipendenti in Italia e delocalizzano devono restituire queste aziende i soldi pubblici che hanno preso dallo Stato per fare investimenti in Italia. C'è la legge sui fitti d'oro. Io mi chiedo perché il PD finora non aveva fatto qualcosa sui fitti d'oro, facendo risparmiare alla Camera dei Deputati 40 milioni di euro. Perché non l'ha fatto il PD? Perché il PD non ha fatto una norma sulle delocalizzazioni che si sarebbe inserita all'interno delle dinamiche di aziende come la Fiat? No, lei fa bene ad interrogarsi su tutto quello che non ha fatto il PD. A noi sembra più utile interrogarsi su tutto quello che si può fare, magari insieme, nel senso per velocizzare, per fare delle cose. Secondo lei... Non che la voglia far fare per forza le cose con Mineo, però voglio capire cos'è che si può fare. Ma secondo in Parlamento lei come si fa a per fare migliorare qualcosa, le condizioni del paese? Senza nulla togliere, però Mineo prima parlava anche delle nostre espulsioni, dicendo avete avuto 14 espulsioni. Forse si dimentica che il PD nel 2013 ne ha fatte 518. Allora, come persone che purtroppo intellettualmente in non sono esse, ne ha fatte 500, più di 500. Le faccio un esempio. Sì. C'è una ragazza del PD, una ragazza del PD a Ragusa. Qualcuno se ne va, però Rotondi, non prenderei quel tema perché dire, è un tema uno un po' scivoloso. Che se n'è andato, abbiamo mandato ognuno, via noi grazie al voto palese al ognuno, Senato. Ognuno, voglio dire, ha le sue patologie, la nostra è che ogni tanto qualcuno se ne va. Posso fare l'esempio di quello che stavo... Scusa, ma posso dire l'esempio perché si chiamano quali erano? Se fosse la notizia che potete trovare su tutti i giorni. Giornali e online. Però me la dia le faccio un esempio. Sì. C'è questa ragazza del PD che era candidata a Ragusa,
ha direttamente, esplicitamente detto che avrebbe appoggiato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle perché il gruppo PD a Ragusa voleva appoggiare il candidato sindaco del centrodestra, ed è stata espulsa con un SMS, con un messaggino. Adesso la troveremo, il nome e il cognome? Internet. Non mi ricordo il nome, ma è la candidata Ragusa, glielo trovo subito, c'ho l'iPad. Adesso lei, così lei dopo... ce lo cerchi, così prima della fine della puntata sentiamo se me ne avete parlato. Sono sicuro di una cosa, che se fossi stato un iscritto, un militante, un cittadino del Movimento 5 Stelle, dopo aver votato, dopo non aver partecipato al voto su un decreto del governo a 5 Stelle, a me è un disegno di legge del governo a 5 Stelle, a me è capitato di non votare l'adozione del testo Boschi come testo base per la riforma del Senato, sarei subito stato cacciato e insultato dalla rete impazzita. Certo. Invece lì non è successo questo, nulla. Questo non è un disegno di dissenso. Valentina Spata, ce ne sono altre 500. Non ne uscite più così, però. Fa parte dei giovani. Le faccio un altro nome se vuole. Ce ne sono 500. Le trovo. Ha una carica addirittura europea. Ha una carica europea, quindi non è vero che è stata inizialmente espulsa con un SMS, poi adesso è stata recuperata perché è uscita la notizia su tutti i giornali. Io voglio capire una cosa, no? Siccome si è detto in questi giorni, dopo le europee, Forza Italia dovrà decidere, perché non può decidere di appoggiare Renzi sulle riforme e poi però di stare all'opposizione. Ci aiuta a capire cosa succederà dopo le elezioni europee? Forza Italia che fa? Si ripropone di tornare in maggioranza e Renzi glielo renderà possibile? Poi ovviamente sentiamo Rotondi, però voglio, insomma, i lumi di Liguori. Io credo che Forza Italia, dopo le elezioni europee, appoggerà, se Renzi potrà insistere sul progetto di riforme, appoggerà i progetti di riforme essenziali, perché convengono a tutti, convengono all'Italia, questo lo sa chi vota a sinistra e lo sa anche chi vota a destra. Quello che vi dicevo prima, e secondo me dentro Forza Italia questa concezione ormai è passata, è stata difficile, però è così, c'è poco da fare. Quando si dice in Italia non si tocca, questo ve lo dicevo per dimostrare poi anche il discorso che ho fatto prima, come fa il Movimento 5 Stelle, non si tocca la Costituzione. Noi pensiamo in milioni che la Costituzione sia stata già toccata, stravolta in questi anni. Per esempio, nell'equilibrio dei poteri, il potere del Presidente del Consiglio e del Governo è infinitamente sceso e il potere assegnati alla Presidenza della Repubblica sono enormemente cresciuti. E questa è una democrazia che si è costruita nei fatti. Quindi, per dire, il sistema bicamerale perfetto come era stato disegnato dai padri costituenti, oggi con la velocità necessaria a prendere delle decisioni, a rispondere a decisioni prese dall'Europa e dal mondo, dall'economia mondiale, oggi non produce più le leggi necessarie, non le produce in maniera efficace, non le produce in fretta. Allora, se la Costituzione viene toccata dalla realtà, l'idea di dire non tocchiamo la Costituzione è semplicemente un'idea che serve a far esplodere, implodere, dicevo io prima, il sistema. E lo stesso vale per tante altre cose. Per esempio, mi ha colpito moltissimo, credevo che l'avrebbe detto Mineo a Sorial, mi ha colpito moltissimo a me che di fronte alla polemica sui soldi che deve risparmiare la RAI, che Renzi ha detto in maniera abbastanza ovvia, si tratta di un risparmio, di un dimagrimento, poi dopo si va in commissione vigilanza dove il presidente è Figo, che è del 5 Stelle, e pur di dare torto a Renzi dice no, non si tocca niente. Allora questo non ci sta con una logica che peraltro era positiva, quella di tagliare gli stipendi dei dirigenti, eccetera. Questo ci sta solo con una logica
della politica assoluta, no, che dice facciamo si esplodere tutto. Non da allora Forza non Italia, torno alla risposta. 150 milioni di euro in Rai, li vuole. Scusa, svendendo infrastrutture. È stato evidente Rai, a tutti che si trattava di una cosa strumentale da vergognarsi. Si è come se Renzi avesse proposto. Ci sono i dipendenti della Rai che sono arrabbiatissimi, lei lo ma sa. Ma no, questo. Ma chi se ne frega dei dipendenti della Rai? Anche i dirigenti di tutte le aziende italiane. Non può dire così. Ma no, il problema è la milioni di cittadini che mettono i soldi delle tasse per ripianare quel debito, cioè io lo dico con rispetto, con affetto. La si svende perché la si svende il migliore offerente. Ma non si svende niente. Renzi ha proposto di vendere Rai Way ed ha proposto di risparmiare su 22 sedi regionali che sono probabilmente pletoriche, ha detto lui, probabilmente eccessive. A chi è che la vende Rai Way? Liguori, lei lo sa? No, non lo so chi la vende, bisogna venderla. La BBC vende un canale in Inghilterra. Io non so chi potrebbe comprarla, ma so che devo andare in pubblicità prima che vendano Rai. Non voglio fare la polemica su questo, voglio rispondere per Forza Italia. I soldi in Rai si possono risparmiare da tantissime altre questioni. Io sono felicissimo di parlare con Soriel. Anch'io con lei. Mi è molto simpatico. Però tu sai che il Movimento 5 Stelle finora ha sempre rifiutato i talk perché dice lì poi ci interrompono. E per carità io non l'ho interrotto. Questa settimana si dicono tante menzogne. Se no fanno sentito, una protesta quindi mondiale. Però ti voglio bene. Però non volevo rispondere sulla Rai. Volevo rispondere invece su Forza Italia. Appoggerà Renzi e Renzi saprà dopo le elezioni sui risultati concreti che non sono sondaggi se può andare avanti e come può andare avanti, se deve andare a un certo punto a votare prima della fine della legislatura o se deve continuare fino alla fine della, o se può, se deve continuare. Naturalmente per Renzi andare a votare è anche un fatto, se vince è anche un fatto di legittimazione personale, perché si cambia i gruppi parlamentari e si fa la sua politica col consenso del popolo. Allora, al devo sentire anche Rotondi su questo punto, ma davvero dopo la pubblicità, perché sennò le farei dare solo un telegramma e non va bene. Buongiorno, allora il primo attore di questo nuovo film che, del tempo che arriva da ovest invece che arrivare da est come ha fatto per un paio di settimane, eccolo qua, questa mattina alle 7, guardate i temporali al largo di Corsica e Sardegna, qualche temporale sulla Liguria di Ponente, 3 ore dopo non cambia molto la situazione, c'è qualche temporale in meno addirittura perché vedete ce n'è qualcuno che si è avvicinato a Corsica e Sardegna, sono spariti quelli. In Liguria le nuvole sull'Italia più o meno ci sono, c'è anche qualche debole pioggia intanto in Sardegna. Questo potrebbe essere, come dire, a proposito insomma di film, l'inizio di un film scontato, tempo da ovest, la piccola perturbazione si sposta verso est, attraversa l'Italia e se ne va. Invece non succede così e si vede bene guardando le piogge previste intanto per la prima parte della giornata di oggi, eccole qua, vedete? In verde sono quelle deboli, in azzurro, celeste azzurro, quelle di una certa consistenza, dove vedete i punti gialli, c'è qualche cosa in più. Ora, guardate nella giornata di domani, questo maltempo non se ne va verso est, addirittura sembra scomparire, resta qualche pioggia sulle zone alpine, in Corsica, in Sardegna, qualche pioggia sull'Appennino nel pomeriggio, ma sono effetti locali, quindi questo maltempo è come se fosse scomparso. In realtà rimane, ma guardate la giornata di mercoledì, eccolo qua, si ferma e continuerà a interessare soltanto le regioni di nord-ovest, perché questo maltempo sulla Francia non si muove verso est, ma è in qualche modo bloccato da, chiamiamola alta pressione, poi in quota abbiamo visto che ci sono delle configurazioni che sono specifiche, però sull'Italia si è creata una zona di alta pressione che impedisce l'avanzamento di questo maltempo e quindi è una situazione un pochino bloccata, durerà sicuramente almeno altri 2 o 3 giorni con temperature, l'abbiamo detto, questo insomma era abbastanza chiaro, in aumento. Vediamo quanto in aumento. Le massime previste per la giornata di oggi, no scusate, era l'altra che dovremmo vedere. Le massime previste per la giornata di oggi, eccole, vedete siamo sui 20-22 gradi, andando proprio a colore, come si dice, siamo fra il giallo e un leggero arancione. Guardate giovedì, che abbiamo già visto, invece che cosa succede? Le temperature sono molto alte, quindi sopra i 25 è un po' ovunque, poi chi fa 28,
poi chi fa 30, insomma, però le temperature sono alte, quindi lei la sapeva, non è bene quando sono troppo alte o troppo presto. Chiudiamo, magari vi faccio rivedere il passaggio, perché insomma proprio si vede molto bene, se possiamo rivediamo quelle di oggi, che sono pressoché normali per la stagione. Guardate, nel giro di 3 giorni schizziamo a questi livelli, poi ne riparliamo. Non sono d'accordo, pressoché normale, fa un freddo, vabbè. Allora, ci scrivono da casa, ci scrivono in tanti, intanto recuperiamo gli sgabelli con la Meli. Dunque, ho un'amica che ha il figlio in una delle missioni militari, mi sta dicendo che i militari all'estero non potranno votare perché nessuno ha fatto nulla per farglielo fare. Com'è possibile una cosa del genere? È davvero una vergogna gravissima. So che solo il partito della Meloni ha fatto un comunicato stampa chiedendo a Napolitano di fare qualcosa. In che paese siamo? Questa è Marcella Rotondi. Tantissimo, mi sembra che abbia ragione. E giriamo in diretta al ministro Alfano la questione. Perché il tema è, cioè, è così, non possono votare i militari. Sì, perché possono votare gli italiani all'estero, con residenza all'estero, poi però non possono votare, vi ricordate, anche gli studenti che studiano gli fuori. Erasmus. Mi pare un errore grosso. Ma com'è stato possibile? Come mai? Perché tante cose in Italia non funzionano. Cerchiamo di non farci prendere troppo dalla campagna elettorale. Non fingiamo che veniamo da 30 anni meravigliosi. Veniamo da 30 anni di disastro, di errori a ripetizione che sono stati commessi. Dalla destra, secondo me, principalmente, ma anche dalla sinistra, che non ha saputo contrastare. Ecco, ma si poteva porre rimedio questo assolutamente giro? Si sarebbe dovuto. E quindi ci siamo distratti, Meli? Siamo molto distratti, soprattutto per far passare una legge per cui i non italiani all'estero possono votare, perché sono non sono italiani, hanno il nonno, non pagano le tasse in Italia, non vivono in Italia e possono votare. Che io lo trovo una cosa scandalosa, proprio assolutamente scandalosa, e poi appunto, come diceva l'onorevole il senatore Mineo, chi fa l'Erasmus, chi fa il soldato non può votare, oppure o comunque ha enormi difficoltà per riuscire a votare. Allora, ero ferma prima della pubblicità a Rotondi, che doveva risponderci su quello, diciamo, di cui abbiamo già parlato con Liguori, però mi interessa di capire questo. Tranquilli, non andiamo al governo con Renzi. Ecco, non andate al governo Tranquilli, con Renzi. Perché noi con Renzi abbiamo fatto un accordo, l'ha fatto Berlusconi, con una differenza, che Berlusconi fa un accordo e i suoi deputati lo seguono. Renzi fa un accordo e a quanto pare i suoi deputati non lo seguono. Noi, per quanto ci riguarda, abbiamo detto sia alla riforma elettorale, sia all'abolizione del Senato, ma per vero e non per finta, non è che aboliamo il Senato e poi Renzi ci mette i suoi cacicchi, i sindaci, no, si abolisce il Senato, si abolisce, punto. Non si però tra... le faccio un esempio, giovedì era qui Berlusconi, gli abbiamo chiesto della legge elettorale e allora lui ha detto, no, perché lì c'è il ballottaggio del quale in qualche modo si era parlato già al Nazareno. E allora viene un sospetto, e il sospetto è il seguente, che siccome potrebbe accadere, poi non sappiamo come andrà, però potrebbe accadere che Forza Italia arrivi terzo partito, no, le rispondo quella subito. Legge elettorale lì non funziona più, mondo, non va più sa bene. Perché? Non cade il mondo, per una ragione semplice. Allora, nell'ordine, abbiamo detto sì alle riforme, no al governo Renzi. Io ho fatto addirittura un governo ombra contro Renzi. Stia certo che dopo le elezioni Berlusconi continuerà a dire sì alle riforme, continuerà a dire no al governo Renzi, Tiziana, perché secondo noi il governo Renzi è un classico governo della sinistra che non fa bene al paese, e noi vogliamo tornare al governo ma in azzurro, non in rosso. Vogliamo che Forza Italia e i suoi alleati tornino al governo. Quindi arriviamo secondi, terzi, ma non cambia nulla, perché la somma dei voti del centrodestra arriverà prima, quindi noi siamo in corsa per tornare al governo. Però bisogna fare un piccolo percorso e riacchiappare Alfano. Tiziana, diciamo. Ma prego. Lasci perdere Alfano. Levati il sospetto. Grillo, il Movimento 5 Stelle come partito è già attualmente il primo partito presente in Parlamento. La legge elettorale su cui c'è l'accordo tra Renzi e Berlusconi riguarda le coalizioni e non i singoli partiti. È una legge che ha al centro una forte sottolineatura bipolarista, quindi, e sul ballottaggio la frase che ti ha detto Berlusconi, io l'ho sentita, si riferisce non all'idea che ci sia un ballottaggio, che Berlusconi non amava fin dall'inizio, ma è sulla soglia,
del ballottaggio, che come sai è stata modificata anche a dispetto della proposta originaria di Renzi. Ma insomma, sono cose che aggiusteranno, ma non sarà il terzo partito che mette in discussione. Cioè non è un problema quello che accade con le europee, non inciderà sulla legge elettorale. La coalizione, e lo si vedrà anche da queste elezioni, e l'altra coalizione, quella attorno al PD, restano i due punti bipolari, ma per scelta il Movimento 5 Stelle sta cercando uno sfondamento forte in queste elezioni, perché sa che dovrà andare alle elezioni da solo, non ha alleati, il suo progetto non prevede alleati, compagni di strada, prevede persone convinte che la democrazia delegata va sfondata e che bisogna passare a forme di democrazia diretta. Io non ne sono convinto e lo dico come l'ho sempre detto, ma se questa è la strategia sarà solo il Movimento 5 Stelle. E Mineo? Beh, insomma, sulle coalizioni avrei da dire, perché innanzitutto il centrodestra mi dovrà spiegare come farà a coalizzarsi. Io ieri ho sentito Angelino Alfano che diceva sì. Vabbè, per ma la prima sono volta. Fatti loro, no. Mineo, no, sono no, fatti ma loro. Spiego perché lo mi interessa. Faranno. Paolo, spiego perché mi interessa. Sì. Perché per la prima volta ieri, mi pare una cosa straordinaria, spero che non sia un fuoco di paglia, Alfano ha detto sì alle leggi contro la corruzione. Ora io dico da un sacco di tempo, lo dice anche Stiglitz per la verità, che il vero spread dell'Italia in Europa è la corruzione, il potere delle mafie e il fatto che i colletti bianchi non vanno in carcere, non vanno in carcere i grandi evasori, non vanno in carcere i corruttori, non vanno in carcere neanche i prestanomi delle mafie se non sono ufficialmente aggregati alla mafia. Ora, il fatto che si parli di interrompere il decorso della prescrizione dopo un giudizio di primo grado a me pare una cosa importantissima per lo sviluppo del Paese. Quindi vediamo, le coalizioni si formano quando si possono formare, non sempre. Devo dire, per esempio, e finisco, che anche nei comuni io ho dei dubbi sulle coalizioni, perché alcune coalizioni è peggio perderle che trovarle e da questo punto di vista abbiamo fatto degli errori. Io dico praticamente, lo dico tranquillamente, siccome l'esponente del 5 Stelle citava Ragusa, che se avessi votato cittadino di Ragusa al secondo turno avrei votato per il sindaco Grillino appoggiato da Sella e da Rifondazione Comunista e non per il candidato del mio partito che sono andato a incontrare e che mi sembrava improponibile, frutto di una coalizione. Quindi noi dovremo ricostruire il nostro modo di funzionare, non continuare a dire che tutto andava bene negli ultimi 30 anni, ma non far finire tutto questo in un nulla, perché io su una cosa sono d'accordo con Paolo Liguori, anche se non condivido l'idea della democrazia diretta, perché quella loro non è democrazia diretta, è un rapporto con i loro iscritti fedeli e fanatici. Col blocco che adesso vi faccio vedere, perché il punto, Grillo, punto fondamentale è che non si può continuare con un partito che è stato votato da milioni di italiani che invece di far politica continua a dire o prendo tutto o niente. Questa devo dire, questa è una cosa, ci scrivono in tanti anche questa mattina. Soria, allora le voglio chiudere con la mail, fermo lì. Ci scrive Alvaro Stella. No, le leggo le mail che arrivano. Questa è molto spiritosa, quindi che la giro, perché Alvaro Stella ha scritto una cosa carina. Al cittadino non onorevole Sorial, che rivendica con orgoglio l'essersi seduto con altri del Movimento 5 Stelle nel Parlamento, farsi promotore di un nuovo regolamento che consenta giocare ai quattro cantoni, giro tondo, gira il mondo, guardi e ladri, rimpiattino e che più ne ha chi più ne è metta. È simpatica, questa, ma sono sicuro che tra le tante mie che sono arrivate ce ne sono certe che dimostrano ancora la nostra coerenza. No, ma perché io ho un regalo da farle. Per quello. Grillo scrive nel blog: prevenire è meglio che curare, la lupara bianca attende Renzi che in fondo è uno smargiasso, un fanfarone. Quello che si vede quando apre bocca ma va avvertito è un essere umano anche lui, il sistema assume i suoi uomini a progetto se ci riescono bene, altrimenti vengono fatti scomparire nel nulla, come per la mafia. Lupara bianca, Renzi è stato assunto a progetto per vincere le elezioni europee che perderà. Vedi, e poi passa che... anche per Letta e passa anche chi? Per noi. Avremmo paura. Prego, no. Soria. Io ho l'unica mia fissazione in testa. È quella di andare a vedere questi dati che stanno uscendo queste settimane e non tanto guardare le parole che sono state scritte sul blog, ma ricordarmi anche questi dati. Il fatto che due settimane fa si sia dichiarato che 1 milione di famiglie italiane non abbia neanche un reddito.
Quindi eventualmente quegli 80 euro, quel milione di famiglie, non li vedrà proprio completamente. Il fatto che ci siano 2 milioni di pensionati in Italia che prendano 495 euro al mese. E noi per queste cose abbiamo fatto tanto. E una delle cose che abbiamo fatto, vede, io ho questo regalo che adesso le do. Non è una questione solo di aver rispettato un impegno preso coi cittadini, ma anche una questione che con questo impegno noi veramente creiamo grandissime risorse per l'Italia. Come? Attraverso il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, su cui mettiamo i nostri soldi, ci sono delle aziende che hanno preso credito, tantissime aziende, una di queste lavora nel settore dell'agroalimentare e una di queste aziende, attraverso questo credito, è riuscita a risparmiare oneri finanziari per migliaia di euro in un anno e riuscendo a fare questo investimento assumerà dei giovani che lavoreranno nell'impresa. E questo è attraverso quello che faremo domani, che è il deposito di questi altri milioni di euro in questo fondo a cui possono accedere i cittadini, prendere dei prestiti e anzi questi imprenditori sono riusciti a prendere dei prestiti con dei tassi di interesse inferiori. Quello è quello che restituite domani? Quello che restituiremo domani, ma lo tengo ancora qua così lo vede anche domani e non glielo do. Non me lo dà, ma come? Un regalo, Mevi? Ma raccontare un sacco fine della puntata, assolutamente, glielo lascio a fine della puntata. Allora, darò alla Meli che sta sulle pensioni, però sulla storia l'unico che ha alzato le minime è stato il governo Berlusconi. Oh, adesso poi aspettiamo che le alza fino a 1000 euro, così ci ha detto. Le pensioni minime un milione al mese sono figlie di Silvio Berlusconi. Vuole chiamare lei Mirta Merlino, gentilmente? Faccia il compito di quella sullo sgabello. Siamo qua! Due donne come voi due insieme, quasi quasi non mi prendo la linea, ve la lascio a voi, siete troppo brave. Va bene, allora, campagna elettorale che entra nel vivo, anzi nel vivissimo, Renzi, Grillo e Berlusconi che se le danno di santa ragione, due nelle piazze, Berlusconi non può andare in piazza, ma non si risparmia a parlare di Hitler, Stalin, Pol Pot, tanto per gettare acqua sul fuoco. Renzi dà del buffone a Grillo, Casaleggio va in TV, ieri prima volta da Lucia Annunziata con un'intervista tutta da commentare, infatti lo faremo nel corso della puntata. Stasera arriva Grillo da Vespa e ci arriva col plastico di un carcere pieno di politici. Quindi insomma, veramente lo spettacolo continua, ecco, possiamo dire questo. Noi abbiamo moltissimi ospiti con noi stamattina, Alessandra Moretti, PD capolista nel Nord-Est, Irene Tinaglio, Oliviero Bea, Vittorio Feltri, Pina Picerno, la donna degli 80 euro, Clemente Mastella, Paolo Graldi, Massimo Cacciari, insomma, rimanete con noi sulla 7 sempre. Allora, tra pochissimo l'aria che tira, io ringrazio tutti i nostri ospiti, quello allora è mio? Assolutamente. Visto che poi le mantengono le promesse. Noi manteniamo tutte le promesse, però non sarà sul suo conto, rimane sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Noi ci vediamo domani mattina, grazie a tutti per essere stati a Coffee Break e grazie a voi per averci seguito. Purtroppo.